Vede, brucia, Daniel! C'hai avuto solo culo, frate! Sì, solo culo, ti piacerebbe? Dai, oh, Daniel, Daniel! Luca, sei un istruttore di tennis. Se vinci manca tennis, che vita di merda, scusami, eh! Mi dispiace, non ci siamo mai fatti una vacanza insieme, era una bella occasione. Lo so, sto rosicando la cifra, ti giuro. Ho provato a dire a mia madre che ero impegnata, ma non c'è proprio verso con lei. Andiamo! Vaso di culo. Fratelli ha vinto sta partita, è vero, ma questa fila di la vinco io. Ciao Kat! Ciao ragazzi! Ciao Kat! Sarà anche io dei vostri domani. Ah, bello, ma viene anche quella tua amica, come si chiama? Stella? Stella, sì. No, purtroppo lavora, mio amore. Oh, che peccato! Stai partì male, eh? Appunto. Sì. No, nel senso, ci dispiace moltissimo per Stella, proprio tanto. Ma ci divertiremo lo stesso, vedrai. Vabbè, comunque se non vieni tu faccio venire Manuel, perché gli altri ancora non li conosco benissimo. Forse mi sentirei un po' a disagio da sola. Sai come sono, no? Vabbè, io vado, ragazzi, eh? Sì. E anche tu? Sì, certo. Sì, anche io, sono venuta a dirvi. Ah, ci proprio sentiamo dopo, allora. Siamo felicissimi, Tati. Ciao, Tati. Ciao, ciao. Ci vediamo mercoledì, stesso orario, eh? Tanto dormi. Ciao. Amore mio. Ciao, amore. Mi ho fatto un po' di shopping oggi, eh? Ma stavolta faccio colpaccio, fratelli. Sto secondo ti è costato caro. Vabbè. Vieni qua, vieni, vieni. Fidati, vieni, vieni. Ciao, Daniel. Noemi. Ciao. Ciao. Non mi hai chiamato poi ieri sera? No, perché quel problema che dovevo risolvere con Luca, poi non l'abbiamo più risolto e quindi... Quel problema, no? Sì, sì. Degli iscritti. Mi dispiace. Quindi nemmeno oggi io insieme. Mi chiami domani? Ma che domani? Ti chiamo stasera. Come ieri? Ma certo che ti chiamo stasera. Davvero? Certo. Ti devi fidare di me. Ok. Ok? Va bene. Ciao, piccolo. Ok. Ciao, buon lavoro. Grazie. Ciao, scusate. Sono Noemi. Ma chi è Noemi? È carina. L'hai già fatto? Luca sta qui da un anno. Un anno. Ma è possibile che non ti accorgi mai di niente? Se praticamente c'è campi qua dentro. Ti insegni dalla mattina alla sera e mi vedi in cazzo. Tu e le donne, due mondi paralleli proprio. Comunque se vuoi te la puoi pure prendere. Tanto ormai ci ho messo una bella X. Ciao Daniel. Ciao. Andiamo. Dove hai preso tutta sta roba, scusa? Amore, al centro commerciale qua sotto. Okay. Era tutto in offerta. Ho trovato tutto. Perdonami, tutto per cosa? Ma per il campeggio. Guarda. Guarda. Eh? Ah, ho capito, cioè ti stai avvantaggiando per quando ci sposeremo in Spagna, giusto, Sofì? Guarda che può essere pure il mio scarto, Noemi. Ma il letto è fenomenale. Si trasforma proprio. È allucinante. Ciao, Luca. Ciao, ragazzi. Ciao. Daniel. Ho saputo che stai organizzando per domani. E allora? Non vorrete mica venire? Ormai è già tutto organizzato. Certo. Ho capito, ho capito. C'ha pure gli esilupi alla piazza. Ah, per quello, no? Sapete com'è Daniel? Tutto fumo, ma quando si parla d'arrosto c'ha paura che gli si bruci. Se parla a lui che non si ricorda neanche i fregni che stanno qui da un anno. Rosica, c'ha paura pure di me, figuratevi. Di me. Daniel, io dico solo 6 a 1. 6 a 1. Faccio vedere domani il 6 a 1. E cammina imbecille. Ah, Luca. Sì. Io comunque punto su di te, eh. La verità è che è stata rosicà. Sì, e le donne che vedo io, manca all'orizzonte, le vedete. Quello secondo me ce l'ha piccolo così. Lascia stare. Ho capito, è stata la parte nuova. Ho capito, lo faccio per scherzare. Dovresti comprare anche tu un paio di scarpe. Sono sempre quelle scarpe da omino. Sofì, ti vorrei ricordare che stiamo andando in un bosco. Rupi, sassi, erba, tende. Guarda che ti spacchi una caviglia con quelle cose. Con l'entusiasmo. Manuel? È già pronto, eh? Sempre puntualissimo. Carina, innamorato. Guarda qui di qua. È bellissimo. Ciao. Ciao. Ciao.
Ciao Michela. Come va? Tutto ok. Mi dispiace solo non poter essere dei vostri domani. Ah, mi dispiace. Allora toccherà a me l'incontro con gli spiriti della natura, eh? Ciao, ciao Miki. Ciao Miki. Ciao. Jennifer, mi stavo chiedendo, no? Perché mi guardi così? Stai per dire prevenuta, non ho ancora detto niente. Va bene, sentiamo. No, è che ieri stavo parlando con un mio amico. E a un certo punto mi ha chiesto, lui a me, non è che mi sono informato io, mi ha chiesto se per caso conoscevo un centro massaggi dove, con una piccola cifra, era possibile avere un extra. Oh! Daniel, ti aspetto fuori, eh? Sì. Mi raccomando. Usciamo, dai, che ti stai attrappando tutto. Sì, ho visto le mani. Fiori. Ciao. Ciao, Sere. Che è sta faccia? Tutto bene? Ciao. Ciao. Sì, sì, tutto bene. Volevo dirvi che non verrò in campeggio. E comunque potevate dirmelo che c'era Daniel. Vabbè, l'avevo dato per scontato, ho organizzato tutto lui. Poi, scusa, Sere, sono passati 6 mesi, che ci stai ancora sotto? Sì. Comunque che ci venga a fare? Tanto quello si porta a Caterina. Caterina? Io non sapevo che venisse pure lei. Tu, amore, lo sapevi che veniva pure Caterina? Sì. L'ho incontrata a lezione di CrossFit 2 ore fa. Era tutta contenta, diceva che Daniel l'aveva invitata. Dice che è un ragazzo tanto gentile. Gentile. Sta cretina. Comunque tranquilla, perché guarda che Caterina è fidanzata con un tipo che fa bodyguard. Vero. Violento. Aggressivo. Secondo me non viene. Più che altro non potrebbe mai avvicinarsi a Daniel senza rischiare la vita, questo è poco ma sicuro. Quello elimina tutti. Anzi, forse le coltella pure. Mamma, ma che dici? Amore, è appena uscita dalla galera, figurati. Sì, ma quelle sono le peggiori. Appena gli dai un po' di libertà... Sere, posso darti un consiglio? Secondo me è arrivato il momento che ti guardi un po' intorno. Cioè, voglio dire, solo qui al circolo sono decine e decine gli strafighi che ti sbavano dietro. Tu guarda che Daniel è così, non cambierà mai. Lascia stare. Scusa, ma tu da quando in qua ti intendi gli strafighi? Beh, che... So tutti cessi, Daisy. Ma scema, guarda, gli occhi ce l'ho pure io, eh. Perché ce l'ho sempre puntati sulla mia bella Sofì. Vero amore? Bella mia. Ma ci vedo. Ci vedo e come se ci vedo. Mo? Mo? Namo? Oh, Sere. Succo la vita, eh? Stammi bene. Non ci pensa. Non è successo niente. Dai. Amo, namo. Dai. Ciao. Mo? Namo? Dai. Ciao. Ciao. Oh, Sere, ma questo aperitivo? Comunque, amore, poverina, Serena, hai visto? Dopo 6 mesi sta ancora così. È vero. Senti, amore, perché non ti vai a fare la doccia prima che ti freddi tutta? Vado. Vai. Mi vieni. Dai, vengo. Vai. Che tenerezza. Non ti ho mai visto così premurosa. A saperlo prima non ti avrei lasciata così facilmente. Mi sembra un tantino tardi per ripensarci, no, Laura? Ripensarci?
Non mi sembra proprio che tu mi abbia dato il tempo per farlo. Smettila, smettila. Smettila, cazzo! Desi cara, ricordati che scopare nella vasca idromassaggio è punibile con atti osceni in luogo pubblico. Occhio a non farti licenziare. Laura, eh? Allora passo sotto casa tua alle 6, ok? E poi andiamo a prendere Pupo qui. No, mi sa che ti viene meglio se fai il contrario, no? Eh no, perché poi dopo che sono passato a prendere sulla Nomentana, facciamo un salto a Cinecittà e prendiamo Alice. Mi pare logico, no? Appunto, ma che... Luca, mi pare logico. Ok, ok, Dani, però non ho capito niente. Non ho capito niente io, figurati lei. Ci sentiamo dopo per messaggio, ora è un po' di fretta, tanto ce l'hai il numero. Va bene. Giusto. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ci vediamo stasera, eh? Sì. Devo stare fuori una notte soltanto, non esagerare adesso. E poi ti ho detto mille volte basta bere, Tony. Non ce la faccio più di vederti così. Sei una puttana. Dovevo lasciarti marcire in quel paese di merda dove t'ho trovato. E invece, guarda dove stai. Qui. Con me. Io non ti permetto di parlare così di me né del mio paese. Io sono venuta qua perché ti amo, ma tu non ci sei mai, Tony. E io non esco mai di casa, ogni tanto in quel centro sportivo e poi basta. Questa volta non mollo, l'ho fatto tante volte, adesso basta, non faccio più. Ah, non molli? No. Te lo faccio vedere io se non molli. Un altro passo e chiamo la polizia, Tony. Tra di noi è finita per sempre, te lo dico. Per me è già finita. Interrompiamo le nostre trasmissioni per tornare a parlare dell'incendio che... Corrado, per favore, spingi la radio. Lo sai che questa storia mi mette angoscia. Buongiorno, Carlo. Ciao, te. Aspetta, aspetta, do una mano. Questo? Carino. E mio nonno, perché? No, niente. Così. Tutto a posto? È successo qualcosa? No, niente. Non ti preoccupare, passerà. Ma a proposito, avevo una voglia così pazza di partire che neanche te l'ho chiesto. Dove stiamo andando? Guarda, conosco un posto sicuro dove nessuno dovrebbe venire a disturbarci. Campeggio selvaggio, quindi. Bello. Mi piace. Vedrai che ci divertiremo. E ti prometto che ti farò passare questo muso triste. Vedi? Già sorridi. Sì, sì, tranquilla, glielo dico io di richiamarti. Va bene. Ah, eccoli. Vuoi che te lo passi? No, veramente mi sa che vanno di fretta, quindi ti faccio richiamare io. Sì, 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 tranquilla. Ciao. Ciao, 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 ciao. Manu, certo che però ogni tanto potresti anche richiamarla tua madre. Fatima, lo sai, io il telefono non lo sento mai. Poi specialmente quando sto con Alice, figurati. Ma non fate colazione, ho già preparato. Ma grazie a tua figlia siamo in ritardo anche stamattina.
dove dovete andare a quest'ora in campeggio? Ma dove? Dov'è che andiamo? Non lo so. Daniel ha detto che sarà una sorpresa. Ah, bene, sarà una sorpresa per tutti. Anche per lui, vero? E io che ti do pure retta, andiamo, va? Fermi! Dove andate senza salutare? Ciao. Ciao, Fatima. Ciao. Manuela, tieni d'occhio mia figlia. Ma sì, tranquilla. E richiamo tua madre. Va bene. Ciao, Fatima. Ciao. L'ho già chiamata 10 volte questa puttana. Dovevo lasciarla lì, dove l'ho trovata? Dai, andiamo Tony, lasciala stare. Vedrai che tra un po' ti richiamerà lei. Succede ogni volta che litigate. Ossia con una media di 3-4 volte alla settimana quando va bene. Ma si può sapere chi ti sta chiamando quando siamo partiti? Tony. Tony. Eccoti il caffè. Grazie Maurizio. Dovere, capo. Corrado, te lo ricordi quel baretto tanto carino in mezzo al bosco dove ci facevamo colazione quando eravamo giovani? Sembrava di stare in un film americano. E non dovrebbe essere distante. Perché a me mi è venuta una fame. Una fame, una fame che mangerei anche te, mangerei. Va bene, non importa. Fermati dove vuoi. Ah, quindi sono 3 anni che state insieme. Beh, mica poco. E come vi siete conosciuti? Dillo tu. L'ha chiesto a te. Dai, amore. Ad un seminario sugli angeli. Ho capito, scusa. Sì, ad un seminario sugli angeli. Mm-hmm. Ah, proprio sugli angeli? La mia ex mi trascinò a questo seminario in Trentino e lì ho conosciuto Alice. Mi sono subito innamorato. E voi invece? Dai, Desi, racconta un po'. Come vi siete conosciuti? Non al locale una serata gay come starai già immaginando tu, Daniel. E nemmeno nel bagno turco del centro sportivo come la tua mente malata e depravata potrebbe pensare. Ma stai partì prevenuta, ho ancora detto niente. Al matrimonio di mia cugina a Ginevra ci siamo conosciute. Ah sì? Spiega. Mia cugina a Ginevra si sposava. Io ero una delle sue damigelle. E Daisy era un'amica di mia cugina a Ginevra invitata al matrimonio. E lì ci siamo conosciute. Ma interessante proprio. Anche se secondo me le cose sono andate un po' diversamente. Perché secondo me Daisy stava con la fidanzata seduta su una delle panche. E tu sull'altare accanto al prete. Lei ti ha visto, avrà lanciato qualche occhiata, qualche segnale. Tu ovviamente hai ricambiato. Lei ti ha preso, l'ha trascinata in bagno e... Da, no, niente di tutto questo. Ma cazzo, sei un maniaco. Ma quando fate sesso, utilizzate qualche oggettistica particolare, qualcosa? Da. Che ne so, dai, racconta un po'. No, perché tra uomini sì. È facilmente immaginabile, Susanna. No, invece io c'avevo un'altra curiosità, no, ma... Così, e tu Catrina, che ci dici della tua vita prima di venire in Italia? Non dico, chissà che bello, studiavi, lavoravi, cosa facevi? Sì, già lavoravo. Ah, e cosa facevi? La escort. Scherzo, ragazzi! Ma io l'avevo capito. Certo, cosa? Che scherzavo. Sì, tu non sei ricascato. Ma no, ma te pare una ragazza come Catrina? Ma te pare? Una come Catrina la escort? E chi ce deve credere, no? Vero, regà? Voi mica gli sarete cascati? Oh, sì. Oh, boss. Caffè per tutti? Va bene. Sì. Sì, perché no? Grazie. Figurati. Ecco qui i vostri caffè. Amore, cappuccino e cornetto? Sì, però faccio io. Dai. Fermi, ragazzi. Sono qui per questo. Ci penso io. Carina, eh? Molto bella. Però tu puoi trovare anche di meglio. Fidati di me. Te, per esempio? Ma dai! Senti, perché non vieni con noi? Stiamo andando...
Non lo so dove stiamo andando, però se vuoi nella mia tenda c'è spazio, ci stringiamo un po'. Luca, piacere. Sara, con l'H. L'H in fondo, immagino, no? Certo. Ma senti, Sara, con l'H, tu non sei di qui, sei straniera. Per l'H? Sì. No, sono di qui. Ma mia madre invece era irlandese. E appunto per questo l'H, in fondo. Comunque grazie per l'invito, Luca. La tua tenda era molto allettante. Allora, ragazzi, che cosa vi porto? Allora, per lui, cappuccino e cornetto. E per me, Luca. Perfetto, arrivo subito. Andiamo, rimorchione? Ho pagato tutto io. Grazie, boss. Grazie. Il cappuccino. Perché non sei andata con lui? Perché non sei andata con lui? Il ricetto. Ti piaceva? Ehi, boss. Si può sapere qualcosa in più circa il nostro alloggio o continuiamo a fare misterioso? Cos'altro devi sapere? Non lo vedi in che paradiso che ti ho portato? Vero, Kat? Bello qui, eh? Sì. Aspetta un attimo. Aspetta poco. Mi scusi, giusto un'informazione. Per caso sa consigliarci un luogo sicuro dove poter piazzare le tende? Dai, si vedeva che ti piaceva. È evidente che ti piaceva. E i tuoi occhi erano così belli mentre gli parlavi. I suoi occhi già appartengono ad un altro. Questo deve essere il posto che diceva quel tipo. Aspettate che vado a controllare, eh? Segregata un cadavere. No, guarda, Luca, lascia stare che... Amore, è tutto ieri che glielo ripeto. Amore. Non va più lei. Lei. Prende, boss. Fica male, eh? Bel posto. Tu mi sottovaluti, fratelli. Credo anch'io. Dai, andiamo a prendere un po' d'aria. Stavolta camomilla, eh?
allora? Che volete fa? Forza, iniziate subito a montare le tende. E mi raccomando, dovete lavorare tutti. Ragazze comprese. E tacco 12 compreso, eh? Vero, Sofì? Giusto, boss. Avete voluto la parità dei sessi, no? C'ha ragione. Un'altra buona scusa per voi per far di meno, eh? Bravi! Ragazzi, se vi serve qualcosa, qui c'è tutto. Grazie. Grande boss. Che te pensavi, che solo perché mi ha battuto a tennis? Scusa, Dan, non avevi detto che... No, vabbè, ma io intendo un sacco di tempo fa. Poi vabbè, battuto, de poco. Sì, Desi, 6-1, 6-1, de poco. Ma che stai a dire, dai? Nada, sei una pippa, la pippa! Perfetto, serve sempre qualcosa attaccabile. Una tenda rosa. Certo, ma stupida io che ti do pure retta, Sofì. Veramente fucsia. Senti, amore, spostati che ti fai male alla mano. No. Amore, spostati che ti fai male alle mani, dai. No. Allora? Non si era detto ragazze comprese? Hai ragione, Daniel, ma... non mi va che la mia principessa faccia queste cose. Mi basta il suo sostegno morale. E poi sono stato un ottimo boy scout. Lo facciamo insieme? Vai. Brava. 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 Che verba. Alimenti. Comunque si due a moccia gli fanno una pippa, fratelli. Grazie. E ti dico di proprio. Sì, non fatto. Che? E monta sta tenda, invece di prendere il sole. Sì. Cut. Serve una mano? Facci tua. Vedi che la tua tenda non è fissata bene, eh? Ma no, è fissata bene. Ci penso io a Cut, tranquillo, eh? Solo per te. Per me. Un brasiliano, ti ballerò la samba. Cubano. Sì, no, va bene. È tanto che stai guardando il centro sportivo? Beh, sì, un po'. Poi stai insegnando, praticamente ci vivo io. Perché qualche volta mi pure te anziché aspettare sempre in macchina? Perché non sono un tipo sportivo. Vabbè, vieni a fare una lezione di tennis. Te la offro io. Va bene, volentieri. Io vado lì, eh? Sì.
raccontiamo al boss, eh? Sei a uno per l'uccelletto? Dai, scherzo. Quella non la prendere, non va bene. Beh, fidati, ho fatto il boy scout. Ehi, boss. Non è che c'è bisogno di qualcuno che terrò la prossima, sai? Non vorrei che affaticassi troppo. Tranquillo, fratellino. Faccio da solo. Tu continua a scaricare la legna. Vai Lizzy, vai, lavora un po'. Fatemi concentrare che questa canna la devo chiudere bene, perché per me e per il mio amore, eh? Alice. Una sorpresa per Alice. Il post fatto. Alice. Ma che bravi ragazzi, eh? Bravi, per fare l'applauso, ma sto girando la canna. No, che è finita? Ma perché ti pensi a buttare tutto? Ma che vuoi dire? Ma mamma, lasciami dire. No, lasciami dire. A birra non si butta. Adesso no, Desi! Desi, che cazzo, birra! Che stress. No, raga, c'è sta un problema. Non ci sta il caffè, lo devo portare io, mi sono dimenticata. No! Vabbè, porta un altro caffè, no? Ah. Sì, ma se non abbiamo il caffè. Oh no, è modo di dire. Cioè, è quando tu praticamente finisci dopo pasto, cioè si chiama ammazza caffè con o senza il caffè, capito? Sì, ma se non abbiamo il caffè. Adesso zitto. Porca! Eh? Vai. Porta. Vabbè, non è quel bicchiere di cristallo, è pure un po' calda, però. Porta. Ti cazzi. Sti cazzi. Ma dai, ma sono moli. Ma dai, ma non si fa così, dai. Porca. Sì, giusto un goccetto. Dedica. Basta. Ancora? Sì. Sì, ancora. Direi. Oh boss, il piattino. Pure qua, eh. Ecco a voi. Oh, grazie. Ho bisogno di fare due passi. Ma stai male? No, ho solo bisogno di fare due passi, veramente. Sì, ma è tutto buio.
Poi è tutto Bosco, dai, ti accompagno. Smettila. Sai, la Dora è la mia migliore amica, no? Poi ci sono i miei spiritelli a proteggermi e a farmi compagnia. No? Oggi 5 euro alla base della striscia e scrivi velocemente, capito? Appoggi 5 euro alla base della striscetta e aspiri velocemente. Ok? Capito? Mica sono scema. Oh, attenta, non soffia che buttiamo via tutto, eh. Mica sono scema. Vabbè, ma no, con la bocca col naso, che sei rincoglionita. No, vabbè, io non c'ho parole, guarda. Lo so, lo so. Mi sono distratta. Cioè, mo uno non si può distrarre un minuto. Dove è andata Alice? Non lo so. Chi è la mia ditti ditti? Ti amo tanto. Anch'io, amore, ti amo tantissimo. Anch'io. Oh, ma che non ce l'avete una tenda? Eh? Andiamo tesoro, poi c'è stare pubblico per andare in casa. Pure. Andiamo a casa, non è a casa tua. Andiamo da te. Va. Ah, fratellino! Visto che ci stai, no? Passaci un paio di strisce, va? Certo, boss, come no? Sto qua per questo, no? Che ci sto a fare, se no? Grazie. Lo sai che ti voglio bene. Voglio troppo bene, cazzo. Sì, lo so, boss, lo so. Oh, se ti serve qualcos'altro, chiedi pure, non fare complimenti, eh? Che mi metto a fare complimenti a te? Anzi, giraci una bella cannetta privata, vai. Certo, boss, anzi, te, prendi la mia. Grazie. Vuoi? Che c'è dentro? Fumo. 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 Una raccoletta. Una raccoletta? Una raccoletta marrone. Non l'ho mai vista mai. Una raccoletta? No, cioè, sì, ho visto una volta, però una mia amica ha fumato, poi è svenuta. Ah, Luca, Luca, non ti preoccupare, arriverà anche il tuo momento. Caterina, tanto recupero da fare. Qua. Lo svengo. Ah, Cat. Caterina, ma poi non ci hai detto cosa facevi prima di venire in Italia? Luca, ma ti pare il momento di fare queste domande, su? No, ha ragione, Luca. Luca, non ho detto. Io lavoravo in un club privé per scambisti. Al guardaroba. Ma ogni tanto davo una mano anche ai tesseramenti. Sì.
Sai, io sono un tipo molto taciturno. Penso te ne sarei accorto. È che tendo a tenere tutto dentro. Comunque mi stai molto simpatico. Non so perché. Io lo so che pensate. Che siamo strani, che siamo diabetici, forse anche stupidi. Infatti è per questo che usciamo poco con gli altri. Però con lei proprio non mi trattengo. Cioè è più forte di me. Come se ci fosse qualcosa che vada proprio oltre tutto. È la prima volta che mi capita di essere così preso. Lo so, scusi, è imbarazzante. Non sei solo. Tony, che succede? È successo a Cavalcanti? Ancora no, ma almeno spero. Sono le 2 di notte. Non mi risponde al telefono, cazzo. È tutto il giorno che la chiamo. Tu sai dov'è? Tony, so che avete avuto una brutta discussione stanotte. E chissà se le non chiede fartelo sapere, donne. Io non puedo. Tu? Sì. Io. Anch'io ero come te, frate, poi una mi ha fottuto. Ci conoscevamo da poco. L'avevo conosciuta mentre era in vacanza a Roma con un'amica. Era russa. Tatiana si chiamava. Fratello, giuro, come l'ho vista mi sono flashato. Innamorato perso. Era troppo bella. Era fidanzata con un miliardario che la portava in giro in Ferrari nei migliori ristoranti di Mosca. Io a stento un pagnolo al Mac, quindi che vuoi. Figata di storia per un po', davvero. Poi un giorno se n'è andata e non è più tornata. Non poteva tradire la sua famiglia, capito? Doveva sposare il miliardario. L'amore è una cazzata, Manuel. È spento. Tenes ragione. Però magari stava dormendo o tiene il telefono scarico. O l'ho perso. Io prima la chiamé e ero ok. Tony, ancora niente, vero? No. Si capisce perfettamente che sei un ragazzo molto sensibile, Luca. Hai solo 1000 maschere, barriere. Devi imparare a lasciarti andare tutto qui, dimenticare il passato, o meglio, imparare a guardarlo con distacco. Prendendo da esso ciò di cui hai bisogno e sbarazzandoti di tutto il resto. Non sei coraggioso se ti butti da 4000 metri con il paracadute, Luca. Sai qual è il vero coraggio? Aprire il proprio cuore all'amore, esporsi totalmente e soprattutto riuscire a farlo dopo essere stati già feriti. Ma tu ci riuscirai. Io ci credo. Vale, vengo con voi. Aspettate un momento, mi vuoi cambiare. Amore, andiamo a Nina. Voglio che mi abbracci stretta tutta la notte. Certo, amore. L'amore non è una cazzata, Luca. Certo, a volte può sembrare un po' stupidotto, ma è bello, è divertente.
Cap. Questo l'hai imparato mentre lavoravi al guardaroba dagli scambisti? Hello! Questo è quando lavoravo al locale di Let Dance. Ah, figo. E lavoravi al guardaroba anche lì? No, lì lavoravo al palo. Facevo la ballerina. Ah. 6-0, fratelli, altro che 6-1. Racconta questa adesso. Se io ti do questo, così ti ricordi ogni tanto di chiamarmi. In realtà non sei stronza, perché stai sempre appresso a quelle stronze. Chi, Daniel? Sì. Ma è simpatico, dai. Ma che è simpatico, ho capito, però c'è, cioè, non vedi che ti manipola, manipola. Manipola. Ma non è vero, lui è così, è... Sì, lui è così e tu non sei così. Vabbè, però mi diverto a stare con lui. Ha capito, diverti a stare con lui, come non tanto. Tony, lasciami guidare. Dammi le chiavi. Dammi ste cazzo di chiavi. Dai! Ehi, boss. Mi sa che il mio turno di guardia è finito qui, eh. Porca puttana, Lu. Rottura di palle che sei. Stai rosicando le cifre, eh? Pronto a darti il cambio, eh? Fratello. Ma poi, amico, ho capito a cosa tocca fare la guardia. Oh. Tu sei boss. Se tu poi dovresti sapere, che ne so, metti una belva feroce. Ma che stiamo nella giungla? Esce una belva e ce magna. Vabbè, un malintenzionato, per esempio. Luca, ma che cazzo stai a dire? Ma smetti di sparare stronzate. Questa non è una zona di campeggio. Cazzo ci viene a fare un malintenzionato qui? Male che bello, te viene a forestare. Ma quelli me che gli fai la guardia? Ti fanno molto e te vai a casa. Beh, io ho capito che non è zona di campeggio, però noi ci siamo, quindi... penso, quel Tony, per esempio, no? Chi ti dice che... Ma chi? Cornudo? Ma lui, tu sei paranoico. Sì, lui, a te i cani ti fanno bene, ti fanno un paranoia. Ma quello è un coglione. Un povero bancario che si è fatto un viaggio a Cuba e è tornato col souvenir. Cazzo, ma che ti faccio quello così? Povero bancario, come hai visto, Tony? Io sì, quando è venuto a prendere Caterina al centro. Povero bancario, sì. C'era pure voce che sei stato in galera, eh? Povero bancario. Sì, vabbè. È stato in galera e poi si è messo a lavorare in banca. Che cazzo dici? Tu sei un coglione. Credi a tutto. Piero. Dio.
Se dice sì. Vai contro la mano. No, vedi, torno tu. No, io ho montato adesso e tocca a te. No. Dai. Alice! Alice! Manuel, che succede? Ragazzi, non so dove è Alice. Non ti preoccupare, Manuel. Ora la troviamo. Non era andato a cercare gli angioletti della natura. Alice! Adellino? Tieni. Metti che tocca fa la battaglia. Daisy? Tu rimani qui e fai la guardia. Ah, amore, tu torna in tenda che sennò prendi freddo. Eh? Ritorna in tenda che sennò prendi freddo, tanto ci sono io che ti proteggo, vai. Starà chiamando. Si starà chiamando qualche suo amichetto. Non vedeva l'ora la troia. Tony, non te lo permetto. Dopo 2 anni ai domiciliari, un fin di settimana con suo amico non mi pare sia una tragedia. Domiciliari? Ma che cazzo dici? Lei faceva il cazzo che gli pareva. Lo sai perché tu la difendi, eh? Perché tu sei della sua stessa sudicia razza. Sei uguale a lei, cazzo. Basta, cazzo. Adesso mi hai rotto il cazzo pure tu. Dai, scendi da questa cazzo di macchina. Dai. Scendi, scendi, cazzo. Tony, adesso stai esagerando, basta. Tu sì che eri un uomo d'onore, nonno. Questa tenda è l'unico ricordo che io ho di te. Questo non è onore. Pronto, ma? No, a quest'ora, figure. Ma no. Vabbè, dai, sentiamoci una mano. Dai, no. Dai, su, te l'ho detto, ce l'avrà 100.000. Ma io lo sapevo, non è che non lo sapevo. Alice. Alice in questo periodo non riesce proprio a resistere al richiamo della natura, eh? Forse dovresti un po' smetterlo, amore, eh? Andiamo. Grazie ragazzi. Buonanotte. Buonanotte. Notte. Buonanotte, Alice. Mi sa che la guardia tocca farla stamatta, ma alle belve feroci. Ragazzo, avevamo detto a Daisy farà la guardia. Aspetta, eh. No, fratellino, aspetta te. Metti che sta a dormire, che ne sai? Cazzo ci ha messo qua dentro, porco due, che schifo. Stavo con te, Dani. Che roba è? Ti. Grazie. Bien. Penso proprio che stiamo finalmente sulla strada giusta. Hai riconosciuto qualcosa di cui ti ha parlato Katrina? No. Una sensazione. Ma tu hai visto Venerdì 13? Beh, mamma, che c'entra? Ma poi voglio dimettere per il momento. Perché? C'è paura? Ma te che poi? Io? Ma di Venerdì 13? Ma Luma, sei scemo?
Ma perché prima non sono andato a prendere la legna, no? Visto che c'era un laghetto molto simile. Senti, ho capito, solo che te stai a cagare sotto. Se sapevo che eri così vigliacco... Allora, non mi rompe il cazzo, però. Mamma mia, Lusto, a giocare, ma te sei fatto in cazzo. Peggio delle donne, proprio. Comunque, batte riposo, sta tranquillo. Se dovesse venire Jason Boris, ci parlo io, andrà tutto bene. No, se non ci parliamo in sera con Jason, eh. Si dorme così? È colpa tua, se si dorme così. Tu sei sempre sveglio. Ti ricordi quella trattoria? Dove ci fermavamo a ritorno, che si mangiava tanto bene. Maria. Le nostre cose, Daniel. Le nostre cose, Daniel. Dove cazzo siamo? Una cosa l'avevo chiesto, Daniel. Una cosa, fare la guardia. Pareva che paranoico fossi io, eh? A che cazzo serve fare la guardia, no? Adesso guardaci. Guarda dove cazzo siamo. Bravo, boss. Bravo. Ma vaffanculo, Luca. Vaffanculo. Che poi, la colpa è solo mia, eh? E tutte le cazzate che ti sei messa a dire. Jason Boris, Tony il Galeotto, ma vaffanculo, adesso la colpa è solo mia. Tony cosa? Fiorella? Sì, no, hai sentito Luca? Sto provando a chiamarlo sul cellulare, ma sta sempre staccato. Ah, aspetta, un avviso di chiamata. Sì, amore, ti richiamo, ciao. Pronto? I cellulari non ci sono. Guarda, Manuel, ci fottono tutto, ci lasciano giusto appunto i cellulari, no? Anche se ho la sensazione che non servirebbero molto. È successo qualcosa? Ma che fai? Pure dell'ironia fai? Ma fate pure dell'ironia? Eh? Sparate delle cazzate assurde, litigate fra di voi e fate pure dell'ironia. Ma io dico, ma come cazzo si fa? Ma come cazzo si fa? A mettere su tutta sta commediola, eh?
a convincere dei poveri idioti a seguirvi in un posto assolutamente improbabile, in mezzo ai boschi. Chi è? Cara, ma chi è? Ma stai zitto. Scusi, ma chi è lei? Mi fate schifo. Mi fate schifo tutti quanti. Io ho fatto il Boy Scout. Sono stato per anni in mezzo ai boschi, non mi sono mai trovato così. Arrivano quattro stronzi e guarda dove mi trovo. Ma perché? È successo qualcosa? Adesso ho trovato una soluzione a quanto è vero di vi ammazzo. E che cazzo, Manuel? Adesso è rotta, coglione. Ma se c'è le palle, prenditela con me. Basta! Io vado. Signori, io capisco perfettamente la vostra preoccupazione, ma non so nulla della gita di cui voi mi state parlando. E certo, voi non sapete niente, ma se è successo qualcosa a mia figlia Desiree, allora io, sapete che io vi mando tutti in galera. Valeria, scusa, ma Laura? Laura, Manu, magari lo sapessi. Chiamatela, no? Appena posso la chiamo. Pure questa ci mancavamo. Guarda, è inutile che chiedi a sta bella statuina, perché tanto questi non sanno niente. Ha ragione Sofì, basta. Che senso ha continuare a litigare e a scannarci per queste cose? Non importa di chi è la colpa adesso. L'importante è trovare una soluzione per uscire da qui, ora. Adesso non è il momento di capire di chi è la colpa. Adesso abbiamo un problema molto più grave da risolvere. Cerchiamo di capire dove sono i nostri figli. Ora! Desi ha ragione. Ragazzi, facciamo così. Luca, ascolta. Raggiungi la Satana a piedi. E cerca di attirare l'attenzione di qualcuno che ci può aiutare. Ma tu ancora che dai ordini? Perché devo andarci io? Mandaci Caterina, sicuramente ne ferma più di me. Caterina? Allora andiamo tutti insieme, no? Tutti insieme, meglio di no. La gente non si fida, non si fermerebbe mai nessuno. O vacci tu. Perché devo andarci io? Io è meglio che rimango qui a proteggere gli altri. Proteggere gli altri? Pensarci prima no, eh? Basta. Nicky, per cortesia, pensaci tu. Mi scusi, signorina. Sì. Sono Antonino Lorenzi. Sono il padre di un vostro istruttore. Io vado a fare una telefonata. Signor Lorenzi, come vede, questi sono i genitori degli altri ragazzi. Noi stiamo cercando di risolvere la situazione. Noi ancora non abbiamo chiaro cosa sia successo e accaduto. I nostri figli si sono organizzati da soli. Emanuela, chiama il direttore. Sono sicura che lui sia in grado di aiutarvi più di noi.
Avete notizie di mio figlio? Noi non sappiamo assolutamente niente. Adesso sta arrivando il direttore. Come? Il direttore? Perché bisogna chiamare il direttore? Che è successo? Che è successo di così grave? Non sappiamo niente. Pronto? Pronto? Scusate, signori, un attimo di attenzione. Avrei bisogno di avere i nominativi dei vostri ragazzi. E se qualcuno ha idea di quanti eventualmente fossero le altre persone insieme a loro. Se qualcuno ne ha idea. Luca Lorenzi è il vostro maestro di tennis. Come? Te la stai prendendo con me? Guarda che l'ultima che l'hai visti sei tu, non io. È strano, sì, è strano, Manuel, è vero. Sai da quando è strano? Da quando frequenta tua figlia. Niente, il telefono staccato. Non so che dire. Posso solo chiedervi scusa. Ho fatto un casino assurdo. E non solo con voi. Martina. Cosa? Non sapevo che tu avessi una... Una sorella. Non sapevi che avessi una sorella. È la mia unica ragione di vita. È tutto per me. Un paio di anni fa i nostri genitori sono morti durante un incidente. Lei ha solo 16 anni. Da quel giorno mi sono occupato io di lei. Non l'ho mai lasciata neanche un secondo. Per venire qui l'ho mandata a casa di un'amica. Non le ho nemmeno risposto al telefono ieri. Sarà preoccupata. Dai, tranquillo che si sistema tutto. Sicuramente Luca tornerà con qualcuno, prenderà un cellulare, farà una chiamata e sarà tutto a posto. Te almeno qualcuno che c'è a casa che te pensa ce l'hai. Non lo so. Corrado, per favore, torna indietro. Corrado, torna indietro. Fermati, Corrado. Niki, puoi venire un attimo? Valeria, vieni pure tu. Questo? Ciao Luca. Sor, ti prego, mi dici che sta succedendo.
Luca Lorenzi, uno dei 10 ragazzi morti qui nel bosco. Esattamente 40 anni fa. Finalmente è entrato nella luce. Probabilmente non sapeva di essere morto. La sua anima vagava qui, nel bosco. Pensa, Corrado. Dopo 40 anni. Adesso andiamo. Stella, mi ha regalato il suo compleanno, non le toglieva mai. Tony. Come è potuto accadere? Non lo so. Stavo di guardia. Poi non ricordo più niente. Sorella di Daniel è Martina, è la parte più vera di lui. Interrompiamo la nostra trasmissione per tornare a parlare di quell'incendio che coinvolse i nostri boschi e la nostra cittadina in quel triste giorno di tanti anni fa. Come sapete, ricorre il 40° anniversario di quella tragedia che causò la morte di 10 persone, 7 ragazzi che avevano deciso di passare un rilassante fine settimana all'interno dei nostri boschi, e 3 persone, una delle quali era il fidanzato di una delle ragazze, Catrina Dos Santos, che presumibilmente si erano recati nei boschi in cerca della ragazza e restarono a loro volta coinvolti nell'incendio. Abbiamo con noi un ospite, Arianna Fiorentini. All'epoca aveva una relazione con una delle vittime, Luca Lorenzi. Arianna ha sempre mantenuto per sé questo suo lacerante dolore e soprattutto nel rispetto di Luca. Signora Arianna, è stato quasi contemporaneo al divampare dell'incendio quel "ti amo"? Sì. Non era pronto ad innamorarsi di Luca. Non gli ho mai messo pressione di nessun tipo, credo. O almeno io non ne avevo. Io ero una donna libera, ero indipendente. Anche un po' matta. Non credo di avergli mai messo pressione. Io amavo molto la mia libertà. Amavo molto cogliere dalla vita tutto quello che mi dava, senza perdere mai un'occasione. Io ci ho provato tanto a non innamorarmi di Luca. Tutto è iniziato come un'avventura. I sentimenti, l'amore soprattutto. L'amore non si può controllare.
Sarebbe come dire al cuore di smettere di battere. Il cuore batte e va dove vuole andare, non ti ascolta. E Luca voleva fermare il suo cuore, non udire il suo battito, ma non ha potuto. Solo l'incendio. A volte gli uomini vanno messi di fronte a delle scelte. Non so, a volte penso che avrei dovuto. Vede, negli anni ho imparato che ci sono delle cose per cui non esiste il momento giusto. Io lo capivo. E lui capiva me. Era come se le nostre anime fossero destinate a incontrarsi. E a lui questo faceva paura. Mettila, non ti lascio! Ma no, non ti lascio! Non ti lascio andare via! Levati cazzo! Luca, ma che ti prende? Luca, e che cazzo? Mi dici che cazzo ti prende? Che... Luca... Luca... Ma tu non ci stai con la testa proprio, eh? Ma che cazzo ti prende? No, è che... La devi lasciare, sì. Non ci devi pensare ancora. Lasciala, mollala. Sì. Ti butti in una situazione di merda. Cioè, è sicuro che vai solo a soffrire. Mi lasciò da un giorno all'altro. Qualche giorno prima di partire per quel campeggio. Mi disse che era finita, che non mi voleva più vedere. Ma come fa a finire una cosa che non è neanche mai iniziata? Non riuscivo a darmi pace. Ma non sono neanche mai riuscita ad essere veramente arrabbiata con lui. Neanche quando mi lasciò in quel modo. Ma non ci riuscivo. Ma Giancarlo, no! No, calma! Fermi, Maria! Oh, ti devi calmare, no, cazzo! Cazzo! Non puoi stellare nel parcheggio, quanta troia! Mettile, Luca! Io ho corsi lavoro! Che cazzo fai? Ma che... Io credo... semplicemente... che Luca... non fosse pronto a diventare... ciò che in fondo già era. Ringraziamo Arianna Fiorentini e passiamo alle notizie di oggi. Continuano le ricerche nel bosco del piccolo Nadir scomparso da casa e di cui purtroppo non abbiamo ancora nessuna novità. In fondo la paura, di qualsiasi tipo essa sia, che cos'è se non un grido silenzioso che chiede solo di essere ascoltato? Come le grida del silenzio che infrangono la notte,
come le grida dei nostri cari che, avvolti dal silenzio della morte, non siamo più in grado di sentire. Come le grida di un amore che non abbiamo ancora il coraggio di vivere. Corrado, te lo ricordi il baretto? Ci andammo anche quella mattina. Lo gestiva quella ragazza, molto sensibile e anche molto sola. La mamma le era morta. Era sempre malinconica. Faceva paura alla gente perché dicevano che leggeva nel pensiero, negli occhi. Te la ricordi, Sara? I need enough love, enough.